A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just gonna start at the beginning with the house. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Wow, 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 amici appassionati di gaming. Wow, wow, molto soft per questo gioco, per questa opera, più che un gioco, che è What Remains of Edith Finch di Giant Sparrow. Questo gioco, questa opera d'arte, lo definirei, è un walking simulator. Sarete nei panni di Edith, dovrete esplorare la vostra vecchia casa e andrà a scoprire le radici della vostra famiglia, che sembra colpita da una maledizione, in quanto tutti gli altri membri, appunto, della nostra famiglia sono deceduti in situazioni abbastanza strane. Chiaramente non vi svelerò altro, perché il cuore del gioco è proprio la trama. Il gameplay è ridotto abbastanza al minimo, ma ragazzi, questo è un gioco. Questa non è, ripeto, non è un gioco, è un'opera d'arte che trasmette emozioni a getto continuo. Viveremo nei panni di tutti i nostri antenati deceduti e vivremo la loro fine, insomma, ogni volta in un modo diverso. Anche i minigiochi all'interno di questi spezzoni, appunto, sono molto diversi fra loro, sono anche adatti a quello che accade. Esiste finalmente una traduzione in italiano. Perché voglio definire questo gioco un'opera d'arte? Quando un'opera, quando qualcosa che fa l'uomo, che ha creato l'uomo, ti trasmette certe emozioni così forti, così contrastanti, così vere, come fa What Remains of Edith Finch, per me diventa opera d'arte. E per me sicuramente questo gioco è opera d'arte. È spettacolare, quando l'hai finito ti lascia tanto dentro. Tanti sentimenti anche contrastanti. Non vi posso assolutamente svelare, come già detto, niente della trama, perché dovrete viverlo voi in prima persona, e ve lo consiglio perché dei giochi che ho provato quest'anno, a mio parere, è il migliore. Anche se, ripeto ragazzi, il gameplay è minimale, ma voi dovete vivere l'avventura di Edith Finch fino in fondo. Il gioco, purtroppo, o per fortuna da certi punti di vista, dura solo tra le 2 e le 3 ore. Allungare in questo caso, come spesso mi viene da dire, il brodo sarebbe stato controproducente. Sono 2 ore veramente a palla, 2 ore in cui vi calerete nei panni di Edith e vivrete questa avventura straordinaria. Lo trovate su Steam, è ancora in sconto per i saldi estivi, però terminano il 5 luglio, sbrigatevi, lo trovate a 15 euro. Ragazzi, non guardate il tempo di gioco, qua non conta nulla. Quando un'opera è bella, quando un'opera è brutta può durare anche 16 ore, 30 ore, 100 ore, ma fa schifo. Questo è un super super gioco, ve lo straconsiglio su tutta la linea, anche se ragazzi è adatto a un pubblico di un certo tipo. So che molti da di voi apprezzano i giochi che io consiglio, magari altri, magari anch'io, con un'altra età, 15 anni, probabilmente questo non me lo sarei neanche cagato di striscio, ma adesso che ho una certa maturità, che ne ho viste tante, questo gioco ti dà infinite emozioni, infiniti contenuti all'interno. Proprio fate un regalo alla vostra anima, comprate What Remains of Edith Finch. Un saluto dal Duca, alla prossima, ciao!